Procediamo tranquillamente nel bosco e voglio dirvi che comunque qui non c'è la possibilità di perdersi in maniera estrema, anche perché il percorso è abbastanza delimitato e guidato. Quindi procediamo fino a raggiungere la staccionata. Ecco qui. Noteremo sin da subito un edificio, una costruzione qui. Ecco, e qui possiamo recuperare un altro messaggio eco. Che andiamo ad ascoltare. Damn it, Mom. Why do you never pick up? I need you. I'm at a party in the woods, but I'm feeling uncomfortable. I need you to come pick me up. Ecco, voglio farvi notare una cosa. Quando noi conserviamo questi messaggi, si creano delle categorie. Ecco, quindi spesso questi messaggi hanno praticamente più parti che saranno ritrovate durante la partita. Quindi, o comunque parti che magari hanno a che fare con più personaggi della stessa vicenda e quindi saranno raggruppati per categorie. Comunque, entriamo qui. Ecco. Sulla destra noteremo questo mobiletto per le medicazioni, per l'assistenza medica. Aprendolo riusciremo a recuperare una chiave. Ecco qui. Perfetto. A questo punto possiamo avanzare nel bosco, anche perché qui non c'è altro da recuperare. Perfetto. Dunque, qui ci sono da recuperare diverse cose, tra cui memento, o altrimenti noti come souvenir, e altri messaggi eco. Ma tranquilli, perché anche se può sembrare una cosa molto complicata, diciamo, orientarsi in un bosco, vi assicuro che con questa guida non mancherete nulla. E non lo dico perché voglio vantarmi o farmi bello, ma perché effettivamente non mancheremo nulla. Dunque, scendendo il sentiero noteremo questo serbatoio enorme. Ci avviciniamo, scavalchiamo ed apriamo la saracinesca dove dovrebbero esserci i controlli, ma dove in realtà troviamo un altro souvenir, che è una sorta di biglia. Ecco qui. Da queste parti dovremo essere in grado anche di trovare Slenderman. No, scherzo. Saremo in grado di trovare un altro eco. Seguiamo gli sfarfallì. Ecco qui. Questa volta è un messaggio di testo. Non disturbarti a cercarmi. Mi ricongiungerò presto con mio fratello. Spero mi perdoni. Fa così freddo. Doveva finire così. Ok. In effetti, quando cerchiamo questi indizi, noi non è che vaghiamo nel nulla, eh. Noi comunque notiamo degli elementi nell'ambiente che contengono per l'appunto il messaggio, su cui aderisce il messaggio, per essere più precisi. Dunque, da queste parti, ecco, troveremo anche il cancello che ci porterà praticamente alla stazione di pompaggio delle acque. La pump station. Per essere precisi, questa dovrebbe essere la parte posteriore. Apriamo il GPS per controllare. Esattamente. La parte posteriore. L'unica raggiungibile, tra l'altro, quando si viene qui dalla cisterna, dal serbatoio. Ecco qui. Entriamo. Altra cosa importante da dire è che comunque quando non saremo nelle sequenze di ghiaccio sarà impossibile essere attaccati dai mostri, quindi possiamo stare tranquilli perché non avremo a che fare con dei combattimenti veri e propri, nemmeno nelle sequenze di ghiaccio, anzi lì saremo costretti a scappare semplicemente, con la differenza che in quei momenti è possibile fare game over, mentre invece nell'esplorazione libera e quindi quando non si è soggetti all'incubo di ghiaccio non è possibile perdere. Dunque, una volta completato questo corridoio, sulla destra noteremo questi tubi con un altro cunicolo secondario. Noi possiamo tranquillamente scavalcare per raggiungere la parte più profonda e recuperare un altro messaggio nascosto. Questa volta si tratta di una foto. Ecco, queste foto si notano anche grazie a questi sfregi e a questi tagli nella realtà. Quindi non solo dalle ombre del fantasma, o comunque dell'eco del fantasma, per essere precisi. Ecco
Adesso questa la condividiamo su Facebook e la mandiamo su WhatsApp a tutti quanti. Vabbè, ovviamente scherzo. C'è anche la possibilità di salvare proprio su Memory Card la foto che noi abbiamo scattato in modo da ritrovarcela in galleria, anche se non è importante perché una volta scattata il messaggio ci viene dato e quindi possiamo anche non salvare la vera e propria foto. Ascoltiamo questo messaggio. It's my brother. I was just playing, trying to scare him. I shut him in. But now the water's stewing up. He can't get out. I can't get him out. Ecco qui, e quindi si capisce che questi due bambini si sono cacciati nei guai. In guai abbastanza grossi. E probabilmente uno dei due non ce l'ha nemmeno fatta. Dunque, tornando indietro da questo cunicolo secondario, ci ritroveremo in questa sala, quella che dovrebbe essere la sala di accesso principale, con la scala che ci conduce in superficie. Eccoci. Una volta fuori saremo nei pressi di un'altra interferenza, ecco per l'appunto. Eccoci qui, altro messaggio. Diavolo, gli avevo detto di non esagerare, ma hanno voluto fare gli scemi con la nuova ragazza. Nessuno doveva farsi male. Sto bruciando la spazzatura, nessuno saprà che siamo stati qui. E questa volta ci viene dato in allegato anche una foto di questa ragazza con aria turbata e inquieta. Benissimo, come vedete si è raggruppata insieme all'altro messaggio vocale. E come vedete si tratta di due personaggi diversi della storia. Mentre qui abbiamo praticamente la ragazza. Qui abbiamo dei ragazzi che parlano appunto di questa ragazza. Quindi abbiamo più punti di vista della stessa vicenda, ma narrati da personaggi completamente diversi. Dunque, fatto questo, possiamo tranquillamente procedere verso la nostra stazione, che dovrebbe essere verso la nostra, sì, stazione del Ranger in un certo senso. E quindi giriamo verso destra per raggiungere la Orion Lodge, perché non possiamo. Anzi no, la stazione del Ranger è la prima, scusatemi ragazzi. Possiamo tranquillamente raggiungere la Orion Lodge perché noi dovremmo andare da tutt'altra parte, a dire il vero. E quindi la nostra prossima destinazione è la Orion Lodge che raggiungiamo di qua, proseguendo sulla destra. Se la mappa mi conferma, sì, esattamente. Ed eccoci qui. Questa Orion Lodge ha più accessi. Noi comunque accediamo da uno per poi esaminare tutti gli altri. Ecco, da subito noteremo questo orsacchiottone enorme impalato e incatenato al soffitto e alla tavola. Si capisce appunto che dal nome, ecco, è un Orion Hunting Lodge, quindi che si tratta di una baita dove, anzi più che di una baita, di una struttura dove vengono poi conservati questi cimeli di caccia. Dunque, apriamo questo cassettone per trovare un altro souvenir, un coltello. Eccoci qui. Sono due i souvenir che troveremo in questa struttura. E c'è anche da recuperare una foto. Dunque, una volta usciti sul retro, avviciniamoci a quest'altro ingresso per ritrovarci in una cucina, se non erro. No, in un soggiorno. Va bene, sono completamente fuso. Apriamo il cassetto per recuperare una torcia rotta. Tanto la nostra funziona e questo è un souvenir semplicemente. Reparto fuoriuso. Grandissimo. Apriamo l'altra porta, questa volta per ritrovarci in cucina, dove possiamo scattare la foto a questa enorme roba che si vede e che a primo colpo non è facilmente identificabile. Ma si tratta di una bestia, sicuramente, perché si tratta di una struttura dove cacciano o dove conservano gli animali che hanno cacciato. Ecco qui, è praticamente un cervo o una renna. E a tal proposito faccio un saluto al grandissimo Marco Renna, mio carissimo amico. Salviamo la foto. Ecco qui, e leggiamo quest'altro messaggio.
Primo capo abbattuto da Joel Drill. Peso 81 kg. È un cecchino nato. E quindi abbiamo questo messaggio di caccia. Vabbè, niente di particolare. Qui c'è un cassetto che però ci prende in giro, perché in realtà non c'è nulla da recuperare dentro. Possiamo solo guardare comunque sti conigli che, poverini, sono stati impalati. Così come qua, quest'altra roba che sembra un prosciutto, non... vabbè. Comunque, pezzi di carne che sono stati messi lì al macello, praticamente. Dunque, usciamo di nuovo da dove siamo entrati, perché lì c'è la nostra vera destinazione. Ecco, qui lungo la distesa dovremmo essere in grado di recuperare un altro messaggio eco. Mr. Mason. Officer Bennett? What's going on? I'm looking for you. Where the hell did you run off to? I'm in some woods. You just ran from a police officer. What? Come on. Look, Mr. Mason. I need to find my daughter. Christ. I'm not under arrest, am I? Mr. Mason! Get yourself back here now. Do not make things difficult for yourself. I'm heading back to town. Beh, perfetto. Giustamente l'agente Sybil Bennett ci ha chiamato perché non ci ha trovato più in auto. Mi sembra anche giusto da parte di un ufficiale di polizia. Comunque, dopo l'interruzione da parte di Sybil, ecco qui, recupereremo la parte audio che fa parte sempre di quell'altro filone narrativo che abbiamo recuperato poco fa nella Hunting Lodge. Quindi pigliamo il cellulare. Stop crying, Joel. Stop being such a pussy. Finish the damn thing. If you'd aim better in the first place, you wouldn't be suffering like that. Just point and shoot. It's right in front of you. Bene. Praticamente questa è l'altra parte del messaggio dove appunto si parla di caccia. Perfetto. Facciamo così. Torniamo alla nostra esplorazione. Tranquilli, tranquilli. Perché non ci interessa che questi ammazzano. No, scherzo. Ovviamente ci interessa, altrimenti non avremmo cercato il messaggio. Però a un certo punto ci scocciamo e proseguiamo con la partita vera e propria. Qui notiamo che Silent Hill e Brahms... Ecco, qui notiamo che Silent Hill e Brahms sono bloccati. Stessa cosa per il Toluca Lake. L'unica direzione disponibile è questa sulla sinistra. E quindi noi la imbocchiamo. Saremo nei pressi di un'altra baita, di un'altra struttura. Notiamo sin da subito del sangue che va fin qua dietro. E notiamo un portafogli qui sopra. Esaminiamo. Ecco, e troviamo praticamente un portachiavi con tanto di chiave attaccata. Per fortuna non è solo un ciondolo. Con questa chiave ovviamente apriamo la nostra porta. Per ritrovarci in questa enorme struttura, che apparentemente sembra non contenere nulla di importante e anzi non ha altre uscite, ma notiamo lì in fondo un'ombra. Questa volta però non si tratta di un'ombra della foto eco, quindi non dovremo scattare la foto per sbloccare il messaggio. Queste ombre saranno presenti nel gioco e spesso anticiperanno delle sequenze da incubo o sequenze dell'incubo di ghiaccio. E quindi faranno quasi da segnale, ecco, in un certo senso. O comunque alluderà a delle direzioni da prendere, quindi spesso farà in modo da indicarci la strada, in un certo senso. Non perché vuole, ma perché semplicemente noi giocatori lo seguiamo ad un certo punto. E comunque sappiate che quando compare quest'ombra maledetta, di questo bambino stramaledetto, non si prevede nulla di buono. Avviciniamoci. E per l'appunto, come vi dicevo, siamo entrati nell'incubo di ghiaccio.